nuovissimo video per questa settimana in edizione speciale di domenica. Innanzitutto perdonate tutto il riflesso delle luci negli occhiali, ma è mezzogiorno, ma sembrano tipo le 5 di pomeriggio. È praticamente buissimo e quindi le luci che uso per registrare mi fanno ovviamente riflesso negli occhiali. Ma vi spiego velocemente, più o meno, perché questa edizione speciale di domenica? Ed è perché oggi è il mio compleanno! Sì! I'm a birthday girl! Fatemi tantissimi auguri! In realtà non è proprio oggi il mio compleanno, cioè non oggi che io sto registrando, ma è oggi quando vi farò uscire il video, ovvero domenica 17 dicembre. Quindi anche per chi vedrà il video in altri giorni, sappiate che domenica 17 dicembre è stato il mio compleanno! Ed è per questo che ho deciso di farvi uscire il video non di venerdì ma di domenica, perché tanto 2 giorni che fa la differenza, no? E quindi tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a Rosa, tanti auguri a me. Ebbene sì, faccio 22 anni. Per chi fosse curioso e non avesse il coraggio di chiedermelo nei commenti, sappiate che faccio 22 anni. E niente, se volete mandarmi dei regali, ho una wishlist pubblica su Amazon e quindi potete tranquillamente mandarmi tutto quello che c'è nella wishlist, perché tanto così, no? È il mio compleanno, voi mi fate regali e io sono felice. Ovviamente scherzo, non ce n'è bisogno, però se volete farmi gli auguri qui sotto fate pure, voglio dire, non mi offendo mica. In ogni caso, tutto questo non c'entrava niente con il video di oggi, però è il mio compleanno e io sono felice, perché è il mio compleanno, è il mio giorno praticamente, una volta l'anno è il mio giorno. Però ci stiamo avvicinando al Natale e anche quest'anno, poiché mi sembra che anche l'anno scorso, ho fatto un DIY di una decorazione natalizia. E questa volta sto parlando di questo amichetto qui, che è accompagnato dal mio solito pupazzo di neve, che però quest'anno è la prima volta che vedete, poiché nel video precedente mi sono dimenticata di metterlo. Scusate, però è Natale anche senza il pupazzo di neve. E quindi ora abbiamo un altro amichetto qui, che è un angioletto. Io l'ho fatto celeste, poiché il mio albero è blu. È argento e quindi si può appendere all'albero. È una decorazione veramente facilissima. Se ci sono riuscita io, sapete che ci può riuscire chiunque praticamente, poiché io sono veramente un disastro. E quindi, senza perdermi ancora in chiacchiere, vi dico che cosa vi serve: un foglio di carta colorata, delle forbici, della colla stick, 2 dischetti per struccarsi, un foglio bianco, una bucatrice o bucafogli, non so come si chiami, un pennarello nero e un nastrino. Innanzitutto prendiamo il foglio di carta colorata. Come vedete il mio non è un A4, ma è metà di un A4, e lo ripieghiamo su se stesso in questo modo fino a creare una fisarmonica. Pieghiamo la nostra fisarmonica a metà e rincolliamola al centro. Ora ho disegnato sul foglio bianco un cerchio con l'aiuto di un tappo di un boccaccio e lo vado a ritagliare. Ovviamente, se il vostro foglio è rosa piuttosto che bianco, il risultato sarà migliore. Ora prendo il dischetto e lo vado a tagliare a metà. Il secondo dischetto lo vado a tagliare in modo da ottenere una piccola luna. Vado quindi a bucare il dischetto di carta. Mentre
metto la colla sul dischetto e attacco quelli che saranno i capelli del nostro angioletto. Mettendo la colla al centro del vestitino del nostro angioletto, possiamo attaccare la testa. E quindi, mettendo invece la colla sulla parte posteriore, possiamo attaccare le ali. È arrivato il momento di disegnare una faccina al nostro angioletto e ovviamente potrete disegnarla come più vi piace. Ora dobbiamo passare il nastrino. Se, come a me, il buco risulta chiuso, io l'ho riaperto con l'aiuto di questa matita e ora appunto passo il nastrino da dentro al buco e vado a creare un nodo alla fine del nastro. Il nostro angioletto è quindi pronto per essere appeso. Spero che il video vi sia piaciuto, questa decorazione è veramente semplice come avrete visto. Si può appendere dove volete, agli alberi di Natale ovviamente, alle maniglie delle finestre, alle maniglie delle porte, dove vi va. E questa decorazione la potete fare anche con i vostri bimbi, proprio perché è davvero facilissimo, potete farli di tutti i colori che volete. E quindi questo qui è il mio angioletto. E quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e ricordatevi di condividerlo, proprio perché questo angioletto è così facile che tutti i vostri amici di Facebook potranno realizzarlo e quindi avere una decorazione personalizzata per l'albero di Natale. Ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e quindi attivate anche la campanella. Vi ringrazio per aver guardato il video e vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!